ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Nel video di oggi proveremo per la terza o quarta volta i video che vanno virali su TikTok, quindi tutti quegli hack, quei trucchetti che si vedono appunto fare in questi video di pochi secondi, ma che poi non si sa mai se siano effettivamente reali, funzionali o meno. Nel video di oggi abbiamo provato circa 7 di questi hack. Vi do lo spoiler di uno che non è andato tanto bene. E tra epic fail e cose che appunto non avevano senso, nasce il video di oggi. Vi consiglio di vederlo tutto perché alla fine di questi 7 hack, 5-6, devo dire che hanno funzionato molto bene e mi sono piaciuti. Questo infatti è il look che è venuto fuori e devo dire che poteva andare decisamente peggio. Quindi vi lascio il video che partirà tra 3, 2, 1. Direi di iniziare subito perché ogni volta non vedo l'ora di provare questi trend che si vedono in giro per verificare se effettivamente funzionano o meno. Funzionano, sì. Ne ho selezionati circa 7 di quelli più virali in questo momento, quindi iniziamo dal primo. Nel primo quindi si vede questa ragazza che bagna la Beauty Blender, la inumidisce e la metti in freezer per un'ora. Adesso, io volevo anche provarci, però in un'ora secondo me diventa pietra la Beauty Blender, quindi l'ho lasciata circa mezz'oretta in modo che diventa sì più fresca, un po' più consistenza al tatto, ma non completamente congelata. Ok, il risultato è questo, ci sono delle parti degli angolini più duri dove già si era un po' ghiacciata praticamente, mentre qua è rimasta un po' più morbida. È freschissima, quindi l'applicazione del fondotinta deve venire da Dio, se no mi arrabbio. E per provare il fondotinta con questa tecnica andiamo subito col secondo hack, che in realtà io di solito lo faccio anche spesso. Non mi sta aprendo il TikTok, ma praticamente era di una ragazza dal nome Zara X World con 2D, la quale mischiava il suo fondotinta classico con un illuminante liquido in modo da renderlo super glowy, dal finish bellissimo. Ed è quello che andremo a fare. Devo ammettere appunto che per me non è una novità, ma ogni tanto lo faccio anche perché l'effetto è bellissimo. Quindi in questo caso direttamente sulla sponge mezza congelata vado a miscelare i miei fondotinta. Quindi l'Hardcore Parfait Nude di L'Oreal, ma siccome è troppo scuro anche un po' di Transformist di Astra. Guardate che differenze di texture. E quindi ai fini dell'hack, del trucchetto, anche un po' di questo illuminante liquido bellissimo di Becca. Questa è la mia pappettina, vediamo come risulterà in viso. Lo mischio direttamente un po' strada facendo sul viso. Devo ammettere che non uso questa spugnetta di Nabla da un po'. Sono abbastanza certa che si sia mangiata abbastanza fondotinta liquido, perché non me ne è rimasto niente. Ultimamente sto utilizzando quelle spugnette di Juno & Co. Se non erro si chiamano Velvet Sponge, quelle un po' vellutate. E sono fantastiche perché non assorbono assolutamente il fondotinta. C'è da dire che in questo momento non ho notato, a parte questa qui, ma non penso fosse dovuta al fatto che la spugnetta è stata in freezer, nessuna differenza con la spugna in freezer. Il finish è molto molto bello, è super radioso. Forse dalla videocamera anche un po' troppo perché in questo momento appunto ho le luci davanti. Ma è bellissimo. Considerate che appunto adesso andremo con correttore bronzer opachi, quindi la situazione un attimo si attenuerà, ma questo hack appunto di mischiare il fondotinta con una goccina di illuminante liquido secondo me è un segreto, proprio bellissimo, patrimonio dell'UNESCO, ecco. Quindi primo hack, spugnetta in freezer un po' bocciata, non noto differenze, forse l'ho tenuta poco in freezer io, probabile, ma non credo che avere una spugnetta congelata sia molto utile ai fini del make-up. No, non penso proprio. Fatemi sapere voi se lo provate. Per il terzo hack, per il terzo hack volevo provare la cosa che fa questa ragazza. Quindi dal suo correttore, che era mezzo scarico come il mio, estrarre il dosatore che c'è qui in alto in modo da ricavare il prodotto extra. Ma vediamo se è vero che è così semplice. Quindi mi munisco di un paio di pinzette che spero di non rompere. Già la vedo male, posso dire.
Allora, come pensavo, non è molto semplice fare quello che fa la ragazza. Infatti non so se si nota, ma praticamente si sta rovinando la parte in plastica con scarsi risultati perché non viene via. Questo è che ho bocciato perché dipende molto dal tipo di correttore. Qua ho rovinato praticamente tutto il correttore, ma non viene assolutamente via quella parte lì, perché è fatta un po' male, di una plastica un po' molle, quindi si è rovinata totalmente la plastica, ma non si è tolto quel robbino lì. Quindi hack del prodotto extra nel correttore, un po' bocciato perché dipende ovviamente dal tipo di prodotto che avete in casa. Ma andando avanti, ok, praticamente il trucco di questa ragazza è quello di applicare il correttore in delle zone specifiche, praticamente contornando tutto il viso. Quindi ci proveremo anche noi. Praticamente partendo dall'esterno dell'occhio, faceva così, giù sul naso, così, giù sulla bocca e stessa cosa dall'altro lato. Andava qui sul naso, ok. Ma come mi si può prendere seriamente? Per di più applicava un contour stick e, giusto per approfittarne, io mischierei con anche due dot piccolini di blush. Dopodiché si va a sfumare, sperando che il tutto si sfumi bene. Direi di partire con le zone un po' più chiare per arrivare poi al contour. Tra l'altro, mi confermate che non sono l'unica a fare facce strane quando si trucca? Tipo le morfie, quelle così orribili che non si possono guardare. Penso, spero che tutti tagliano questa parte dei loro video e che non sia l'unica a fare appunto queste facce strane. Meno male che questo stick di Primark, che è costato praticamente 3 euro, si sfuma benissimo. Se vi interessa appunto vedere un video sempre con i prodotti quelli lì di Primark, ve lo lascio sempre linkato qui su. Magari qualcuno se l'è perso. Ok, che dite, non male, no? Tutto sommato l'hack del correttore serve effettivamente a contornare le zone un po' più critiche, quindi sotto gli occhi, attorno al naso, a definire meglio i contorni della bocca. Non avrei messo semplicemente lo stick del contour qua giù perché non mi fa impazzire come effetto, ma proprio per gusto personale. Per il resto, approvato. Sempre a livello di altri hack che ho visto un po' in giro, c'era chi assolutamente consigliava di fare baking con la spugnetta, quindi di applicare il la cifra con la spugnetta in un dito, in modo da settare alla perfezione le zone un po' più grasse del viso. E sempre un altro hack era quello di non spruzzare il setting spray su tutto il viso, ma di applicarlo sempre con la spugnetta. Quindi praticamente in questo video la spugnetta è la queen. Quindi proviamo. Solo, non solo a fissare il make up, ma a rimuovere proprio anche l'effetto polverosino. Dal vivo mi piace tantissimo, non so come si percepisce in video, è una base dall'aspetto molto luminoso, ma dal finish comunque opaco, e non ha effetto polveroso perché abbiamo passato solo il setting spray con la spugnetta. Quindi è bellissimo, approvatissimo, spugnetta e setting spray. La vita, anche perché ogni volta spruzzassero su tutta la faccia mi faccio il bagno, quindi non lo uso mai perché mi rovina sempre la piega. Conoscete o siete delle youtuber del mio stesso settore, con più o meno anche voi 1000 iscritti di Milano? Fatemelo sapere giù nei commenti perché magari potremmo organizzare qualcosa insieme. E a proposito, non vi ho ancora ringraziato per i 1000 iscritti. Finalmente ci siamo arrivati, sono contentissima. Per molti sarà stato un traguardo piccolo e insignificante, ma per me è un bel traguardo, quindi vi ringrazio tantissimo e spero appunto che aumenteremo sempre di più. Nel mio piccolo spero di essere utile o divertente, no, magari più utile che divertente, con i miei video per qualcuno. E per il prossimo hack, occhi. Vabbè, avete capito? Quindi la ragazza dispone dei colori,
in maniera verticale, un po' a mo' di gradiente su tutta la palpebra, e alla fine col pennello da sfumatura crea una sfumatura pazzesca in pochissimi minuti. Ho qui con me la palette di Nabla e direi di andare anche noi su dei colorini simili. Allora, io applicherei Hypersensual all'angolo interno, attivamente Creation Crown. Che pazzesco questo colore. Adesso applicherei Romeo. Per finire il nero, quindi una black. Quindi, in teoria adesso, sfumando tra di loro i colori insieme, dovremmo ottenere una sfumatura carina. Comincio a sfumare un po' gli shimmer tra di loro. Ovviamente non voglio che si crei un colore unico, ma appunto che si diffonda un po' il make-up. Appunto, potrebbe essere un'idea carina per chi ha le prime armi o vuole sperimentare una tecnica un po' più veloce del solito. Da dire appunto che le sfumature non verranno mai come un make-up fatto per bene. Infatti mi sto un po' aiutando con il pennello semplicemente sporco del colore che abbiamo utilizzato poco fa. E non è neanche il massimo perché i colori tendono un po' a miscelarsi tra di loro. Però devo ammettere, per chi ha le prime armi e vuole provare una cosa easy, non è niente male. Di sicuro potrebbe essere una traccia, diciamo, da seguire per chi non è tanto bravo. E poi magari appunto può migliorare aggiungendo un po' degli ombretti qua e là. Questo hack quindi può essere da un lato sì utile, dall'altro non è massimo per sfumare gli ombretti. Niente, alla fine diciamo che non ho saputo resistere e sto un po' anche aggiungendo un colorino di transizione. Anche perché secondo me questa cosa l'ha fatta pure la ragazza del video, perché poi dopo che ha sfumato i colori erano un pochino diversi da come li aveva applicati. Così, dai, molto meglio, no? Che così, ok, sembra pazzesco, però effettivamente viene così bene? Non lo so, quindi proviamo. Ragazza inizialmente traccia tre linee perpendicolari sul macigliare, l'ultimo ovviamente un pochino più lungo, e poi fa questa linea grafica pazzesca. Tra l'altro sono indecisa se usare l'eyeliner marrone o nero. Ho preso il brown, quindi magari possiamo farlo marrone. Tanto questo di NYX è un marrone scuro. Quello che fa la ragazza è partire dalla fine dell'occhio, quindi da qua, e tracciare una linea perpendicolare, così. Una linea più o meno fino alla fine del sopracciglio, le unisce e poi congiunge questo alla base dell'occhio e lo congiunge appunto con la parte iniziale. Il risultato è questo. Devo ancora capire se mi fa schifo o mi piace un minimo, ma meno male marrone su marrone non si nota tantissimo. Voi dite che ci azzecca? Dai, devo ammettere, è una linea di eyeliner diversa da quella che faccio io di solito, ma credo che faccia un po' effetto lifting di occhio allungato. Fatemi sapere nei commenti se vi piace, pure un po' un flop. Per me, mezzo mezzo. Però devo dire che mi ha facilitato molto l'applicazione, è stata molto rapida come avete visto. No. Pure sul make-up. Cioè, ma si può essere più sfigati di così? Allora, questo eyeliner di NYX è un po' fallato probabilmente, perché mi è successo solo con questo qui marrone. Praticamente ogni volta tutta la punta unta di eyeliner e praticamente mi è schizzato ovunque, pure sullo specchio, sul tavolo. Bene, questo qui invece è l'ultimo trend, quindi sul mascara. Il mascara di Dilly Chicca per Cosmify è quello che faceva la ragazza nel video, è praticamente prendere lo scovolino, metterlo in verticale e fare avanti e indietro in modo da sporcare le ciglia. Solo successivamente le pettinava
E l'effetto era quello di, appunto, delle ciglia più definite, voluminose e lunghe. Di base potrebbe essere perché, appunto, facendo in quella maniera con lo scovolino in verticale, la punta dello scovolino solitamente è quella con più prodotto, quindi ci sta che arrivi più prodotto alle ciglia e diano l'impressione di sembrare più lunghe. Sì, effettivamente lo sguardo sembra molto più aperto. Questo è il prima e il dopo. Applico come sempre alla fine le ciglia finte magnetiche e per finire labbra nude. Per le labbra non ho nessun hack in particolare, a parte uno che diceva di contornare le labbra con la matita per sopracciglia e mettere il blush per creare il tuo colore di labbra perfetto. Ma io non uso matite per sopracciglia, quindi non possiamo fare questo hack. Ed eccoci qua, alla fine questo è il look finale. Devo ammettere che alla fine gli occhi non sono venuti niente male. Certo, da quel trucchetto lì poi comunque si deve andare un po' a sfumare, un po' a rintensificare i colori, però alla fine come aiuto base ci sta tantissimo. Hack delle ciglia e dell'eyeliner, devo dire, abbastanza funzionante. L'eyeliner non è la mia tipologia, perché di solito appunto non creo questa linea così, però devo dire che è stato molto più semplice farlo, quindi approvato, e quello del mascara anche. Fondotinta con illuminante, top. L'unico forse che mi sento di bocciare, ma già penso lo sappiate, è la spugnetta in freezer. Utilità zero. Per il resto mi sembra che gli altri siano andati bene. Adesso nemmeno li ricordo più, ma a parte qualche epic fail che ci sta sempre nei miei video, tra l'altro se non siete ancora iscritti al canale vi consiglio di farlo, per il resto devo dire che non è andata male. Fatemi sapere giù nei commenti se vi sono piaciuti questi hack e qual è stato il vostro preferito. Devo dire che secondo me è sempre abbastanza utile, perché tra un video e l'altro si scopre qualcosa di geniale che renderà appunto più facile qualche step del make-up. Quindi spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se così fosse vi invito a lasciare un mi piace e se ancora non mi seguite su Instagram o TikTok vi lascio qui il mio link. Vi mando un bacione gigante, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!